Sera d'Europa TG, primo incontro per i neoeletti parlamentari europei del PD che si sono riuniti oggi a Bruxelles nella sede dell'Euroassemblea. Dall'incontro sono emerse le prime cariche: David Sassoli a capo della delegazione del Partito Democratico, Gianni Pittella candidato alla vicepresidenza del Parlamento, mentre alla vicepresidenza del gruppo sarà candidato Gianluca Susta, gruppo che intanto si è ulteriormente trasformato diventando alleanza progressista dei socialisti democratici al Parlamento europeo. E aver inserito Alleanza Progressista dà ancora di più il senso che è una nuova partenza, che mette insieme la componente socialista, mette insieme la componente democratica, ma tiene aperta una prospettiva. Il termine progressista è il termine in cui tutto il mondo viene usato in tutto il mondo come autodefinizione di tutti i partiti di tradizione socialista, ma anche di altre tradizioni, come autodefinizione comune. Un accordo politico sulla conferma di José Barroso alla presidenza della Commissione europea. Alla vigilia del summit dei capi di Stato e di Governo che si incontreranno a Bruxelles, il presidente di turno dell'Unione europea, il ceco Jan Fischer, ha inaspettatamente inserito nell'ordine del giorno la designazione del capo dell'esecutivo da parte del Consiglio. Una mossa a sorpresa, forse in reazione all'iniziativa del verde Daniel Cohn-Bendit, che punta a sbarrare la strada alla riconferma del popolare portoghese. Invecchiamento della popolazione, migrazione e mobilità interna, ambiente ed energia, urbanizzazione e globalizzazione. Sono queste le tendenze che influenzeranno lo sviluppo della politica dei trasporti nei prossimi 10 anni. Una comunicazione presentata oggi dalla Commissione europea mette in luce le sfide nel settore in vista di un libro bianco dei trasporti per migliorare la sicurezza, aumentare la competitività e ridurre i consumi. Il pilastro fondamentale è la tutela dell'interesse dei cittadini europei. Tutto il lavoro che io intendo fare ruota attorno a questo principio. Noi saremo una popolazione più anziana, quindi una popolazione più anziana ha diritto di potersi muovere avendo garantiti alcuni standard di qualità. Dobbiamo favorire l'industria europea nel settore del trasporto ad essere più competitiva e contemporaneamente a produrre mezzi di trasporto meno inquinanti. Nuovi standard energetici per i computer. Unione Europea e Stati Uniti hanno firmato un accordo per diminuire il consumo di elettricità di PC, ma anche di fotocopiatrici, fax e stampanti. Le nuove norme, efficaci dal 1 luglio, faranno risparmiare 22 terawatt-ora nei prossimi 4-6 anni, pari al consumo annuale di elettricità dell'intera Irlanda. Gli approfondimenti su elife.eu.